Nel precedente episodio di The Escapists. Scusi, mi raccoglie la saponetta? Ma certo, buon uomo. Oh, bravo giovine. Ecco, abbassate per bene. Perdoni se la interrompo, ma che sta facendo col bacino? Sento una curiosa pressione nelle retrovie. Meglio se me ne vado. È stato un piacere, chiappetto d'oro. Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e oggi siamo nuovamente su The Escapist, il gioco che si è preso la mia verginità anale e quel poco di autostima che mi restava. Nello scorso episodio, quando non ero impegnato a giocare al trenino nelle docce, ho provato a sviluppare efficaci strategie per tentare la fuga. Ma è andata male. Molto male. Non che mi stupisca, Stavolta vediamo come me la caverò in questa gabbia di matti. Terzo giorno, ce la farà il nostro eroe a combinare qualcosa nella sua vita? No, non di nuovo. Ok, stavolta mi è andata bene. Bisogna dire che da quando c'è questo nuovo cuoco, la percentuale di detenuti morti in circostanze misteriose mentre erano seduti sul water è aumentata vertiginosamente. No, volevo solo parlare, Venga qui. Ma... Ah, tutti che vogliono i kit per la pedicure. Ma che cazzo di carcere sono finito? Qualcuno vuole gli orsacchiotti, gli altri kit per la pedicure, ma santo Dio. Vediamo se con la forchetta posso scalfire il muro. Detto niente. Il muro. Oh, posso! Sì, ma di quanto? Mia, il 4% al colpo, sta cosa durerà parecchio. 80%. Ah, sarà una cosa molto lunga. Si è rotta la forchetta. Vediamo un po'. C'ho l'esercito qua di coltelli, forchette e altri utensili. Ok. Con i cucchiai non si può. Non ignoro il motivo. Ovviamente con i cucchiai posso scavare per qua. Sì, con i cucchiai si scava. Ok. Ah, pranzo. Un biscotto. Un biscotto, quindi l'individuo vuole il biscotto. Aspetti che le ridò tutti i cucchiai, perché per adesso non ci faccio un cazzo. Andiamo di forchette. Ah! Cazzo, mi tocca andare al lavoro. Aspetta che c'ho del metallo addosso. Pirla sì, ma sto cercando di imparare un attimino dei miei errori. Quello era un metal detector. In teoria adesso non dovrebbe suonare. Perché queste forchette sono di plastica. Sì, ok. Ah, ok, non è suonato. Sì, ma ste divise da carcerato fanno veramente schifo, santo cielo. Se le porto alla Caritas minimo, mi sputano in un occhio e mi esiliano a vita. Che lavoro ingrato la lavanderia. No. Che mi lamento a fare? Poteva anche andarmi peggio e mi ritrovavo a fare l'inserviente. Come il mio bidello al liceo. Veramente, che l'unico risultato raggiunto in vita era la vittoria per 3 anni di seguito al campionato interscolastico di rutto al gusto di anatra WC. Davvero. Ah, è anche un'altra giornata di onesto lavoro portata a termine. Corri, Forrest! La puttana, la fatica! E tanto la gente si legna. Aspetta, India dell'anno. Vediamo un po'. Non c'è una mazza. Tu? E tu? Candeggiuina. Non ho intenzione di dar fuoco a cose ancora, non sono così piromane. Ok, ho fatto una cazzata. Aiuto. Qualcuno sarebbe così gentile da usare quell'estintore quando ha un secondo da perdere? Senza fretta. Continuiamo la mia attività preferita, il noto scavatore di muri. Tanto dubito che riuscirò a buttarlo giù prima di altre 4 reincarnazioni. E ok, con questo abbiamo il muro al 4%, vuol dire che il prossimo colpo che gli do dovrebbe farlo crollare, in teoria. Come si butta via sta forchetta? Non la voglio più, la butto giù per il cielo. No, beh, teniamola da parte, cazzo, se devo buttare giù il muro dopo. Cretino. Cosa abbiamo qui? Una foto di Justin Bieber? Una foto di mia madre? Santa donna. E quest'uomo invece proprio non so chi possa essere. No. Ah, no. C'è quel tipo che mi guarda sempre il pacco mentre mi faccio gli esercizi o mi cambio. Oh, il solito novellino che dopo l'iniziazione nelle docce si è scoperto omosessuale e sta cercando di capire se sia una pulsione passeggera o una vocazione a vita. Ah,
La fatica. Buonasera. Sempre qua tutti alla sagra del salame, vedo. Oh, giovane, sei tornato. Lei mi stia lontano, che è meglio, e si tenga stretta la saponetta. Dall'ultima volta che l'ho vista, tutte le mie scoregge sono misteriosamente silenziose. che c'hai? Manto gola. Vieni qua che ti do un po' di Benagol. Metta via l'anaconda prima che qualcuno si faccia male. Ma, scusi, ma perché un tatuaggio a forma di culo sulla spalla? Non è un tatuaggio, è una voglia. Ok, me ne vado. Chi ha scoraggiato? Cosa guardate me? Avete sentito qualche rumore? No, e allora fatevi i cazzi vostri. Questo vuole una coperta. Oh, finalmente riesco a fare qualcosa. Questa so dove prenderla. Qua posso prendere la coperta. Ah, sì, posso prendere la coperta, vai. Signor Stewart? Dov'è il signor Stewart? Signor Stewart è desiderato alla cassa 1. Ah, signor Stewart? Vieni qua, Stewart. No, voglio parlare con lei. Lei voleva la coperta. Tenga. Ah, oh, due quest in 3 giorni. Cazzo, sono un campione proprio sto gioco. Un martello. Che cosa ci vuoi fare? Oh cazzo, mi sono distratto, non ho visto i nomi. Ah no, ok, li deve ancora dare. A posto, a posto, a posto. $20 per un pettine, te lo vado a prendere now. Stasera vado alla grande. Stasera vado alla grande. Un cacciavite per $90. Un cacciavite, lo prendo. È costato un occhio della testa, ma in teoria... Ah, posso aprire le griglie di ventilazione. E non so cosa ci farò. Ah, ok. Mettiamolo via, il cacciavite, che è meglio. Però fammi cavare sto legno, che per adesso non mi serve. Non so che cazzo serva, quindi buttiamolo giù per il batter. Interi tronchi di legno. Oh, cazzo, scherzavo. Oh, porca puttana. Ah, questo potrebbe suscitare un minimo di interesse da parte delle guardie. Ah, intasate il water. Tutto bene, gente, va tutto bene. Porco cazzo. Questo potrebbe veramente destare un minimo di interesse. Che cazzo faccio? Come cavo questi due tronchi dal cesso? Porca puttana, io tranquillo come un pirla facevo la battuta. Invece no, non puoi buttare due tronchi giù per il water deficiente. Non potevo usare il cesso di qualcun altro? Andiamo a dormire facendo finta di nulla. Va tutto bene. Dà ancora il cesso intasato. Vediamo che recupero i tronchi e li butto nel cesso di qualcun altro. Ah. No, ha funzionato. Ma cazzo, ma solo il mio si era intasato. Ah, il controllo delle celle. Chi? Chi? Non io. Ok, è andata bene. Guarda che mi è venuto in mente una cosa. Prima mi ha fatto prendere le coperte. Si può tipo coprire qua. Vediamo. Si può. Ah, me le ridia. Mie tutte le coperte. Perfetto. Questa me la segno. Così in teoria posso fare cose magari. Non so cosa, ma qualcosa. Oh, per un secondo mi sono cagato in mano. Mi sa che ho fatto bene a togliere i due tronchi di legno del Canada da lì. Colla, chissà con la colla cosa ci faccia. Non lo so nemmeno io, porco cane. Credevo controllasse anche il tavolo, la scrivania. Oh, Gesù. Mi sono leggermente cagato stavolta. Ok, un'arma finalmente. Colla mia, la prendo tutta. E l'arma la tengo di scorta. Quindi se devo picchiare qualcuno almeno, mi sa che devo cominciare a farmi valere all'interno di queste mura. Ecco, visto? Allora, devo picchiare tale Joshua. Signor Joshua, dov'è? Cazzo, eccolo qua. Aspetta, che c'è? Sì, hai mescolato assieme altri 74 individui. Vieni qua. Porca puttana, mi sei scappato di un grammo. Appena va via la pula da qui dentro, ti faccio vedere io. Vieni qua. Non ti perdo. Ti accoltello l'infinito adesso. Ce l'ho fatta? Sì, ce l'ho fatta. Ok. Io visto nulla. No, lo spazzolino te lo lascio. Visto nulla. Cazzo.
Ah, che rottura di coglioni. Ah, do al lavoro. Abbiate un attimo di pazienza. Allora, vediamo se riesco a aprire. C'è una cosa di ventilazione qua sopra. Sì, però se non prendi il coso, cacciavite. Aspetta, però se la cavo noteranno. Meglio lascio stare per adesso. Lasciamo stare che è meglio. Rimetti dov'era. Olè. La fatica del carcerato moderno. Porca puttana. Oh, una cosa per il craft. Vediamo cosa abbiamo stavolta. Non so cosa mi stai dicendo. Una borsa per il contrabbando, non è che sia utilissima però. Un'altra cosa per il crafting. Una tazza di cioccolata bollente. Sono confuso, gioco, sono molto confuso. Ok, vediamo di farci una cultura su internet. Perché a quanto pare sono un completo deficiente che non riesce neanche a mettere una saponetta dentro un calzino. Ah, la pornografia su internet. L'unico posto in cui le donne vengono rumorosamente e ripetutamente, anche solo se le sfiori. Mentre gli uomini resistono a settimane di sesso senza sosta con l'intera popolazione femminile di un college di allupate, per poi giungere con un orgasmo che dura almeno 3 reincarnazioni. Come nella vita vera, insomma. Wow, sono veramente un cretino ancora. Bene. Oh, ho trovato il kit della pedicure per James, un altro uomo con problemi molto seri. Che cazzo è? Non potrebbero mettere cerca persone qui dentro, cazzo, non si trova mai nessuno. James, vieni qua, orca. Non mi scappa. Santo Dio, mi stia fermo. Ah, mi fa venire l'ansia. Eccoti la tua kit per la pedicure. Sta di minchia. Ah, se mi non mi controllate stasera. Che ho alcuni oggetti nella scrivania che non dovrebbero esserci. Ah, ok, a posto anche per stasera. Questo vuole un ventaglio, aspetta che no, mi rompa la minchia. So dov'è il ventaglio. Ecco, sapevo dov'era il ventaglio, ora non so più dove sia. Ah no, eccolo qua, che culo. Chi vuole il ventaglio? Caleb. Ah, porca puttana, Caleb. Dove minchia sei? Sì, vieni qua. No, vieni qua. Cazzo, mi stavi per scappare. Tol tuo ventaglio. Ah, così vado a dormire più sereno. Ah, Gesù santo. Questo gioco è più difficile del previsto. Ah, buonanotte. Ok, come avrete capito, cercherò di fuggire dal muro della mia cella, ovviamente. Devo stare attento perché al momento è talmente fragile che se scorreggio crolla. Ah no, che scemo. Adesso le mie scoregge non fanno più rumore. Già. Più vado avanti in sto gioco e più mi sento incapace, devo dirlo. È un titoletto difficile. Ci vorrà più tempo e stupri di gruppo del previsto a fuggire. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se possibile, mettete un mi piace e iscrivetevi. Magari lasciate un commento e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!